Allora, quindi oggi, come avevo detto, si guarda una versione un po' più complicata delle bifurcazioni, quando una delle forme normali che abbiamo discusso ieri viene perturbata con un parametro di perfezione. E questo, come vedrete, induce quella che si chiama in fisica una rottura di simmetria che compie un po' lo scenario. Quindi ne parliamo brevemente in generale e poi vediamo diciamo, molti dettagli. Un esempio interessante, lo facciamo a sviscerare dall'inizio alla fine, e poi alla fine vediamo qualche semplicissima implementazione al computer per capire quello che abbiamo previsto effettivamente ha un senso. Poi, da dove siamo arrivati, se avanza tempo cominciamo la parte bidimensionale, quindi sistemi in due dimensioni lineari, se no facciamo la prossima volta. Allora, quindi ripartiamo da una delle forme normali che avevamo associato alla biforcazione di tipo pitchfork, quindi avevamo rx meno x al cubo. E se vi ricordate, questa era una forma normale invariante per il cambiamento di segno della x, che non avevamo verificato, però l'avevamo detto. Quindi è una biforcazione che interviene tutte le volte che abbiamo un sistema che ha una simmetria intrinseca. Allora, quello che faccio ora è alterare questa forma funzionale introducendo un parametro h che funge da ulteriore parametro esterno, se volete, e che in qualche maniera misura l'imperfezione rispetto al caso simmetrico della biforcazione tipo pitchfork. Allora, lo scopo di questa analisi è cercare di chiarire, prima in generale e poi in esempio particolare, qual è il ruolo giocato da questo parametro addizionale. Quindi, se volete, in generale, quello che studiamo ora è una funzione f non lineare della variabile di stato x del primo parametro r, come abbiamo visto ieri, e anche di un secondo parametro h, che è quello che ho detto, essenzialmente un parametro di imperfezione, il parametro che controlla appunto la rottura di simmetria del sistema. Allora, per capire cosa succede, facciamo esattamente quello che abbiamo fatto ieri, cioè prendiamo il caso r minore di 0 e disegniamo lo spazio delle fasi x punto x. Per disegnare lo spazio delle fasi ci conviene usare la strategia che ho utilizzato ieri. Cioè, vi ricordate, ieri avevo chiamato la parte della funzione che conteneva il parametro r, ora f l'ho già impegnato, quindi utilizziamo g di x r, e poi qua abbiamo essenzialmente un'altra funzione che perturba la prima, e questa funzione la posso riscrivere in questa forma, meno h. Quindi il meno h è l'altra funzione, se volete chiamo h, è h no, c'è una sfortunata, il nome della funzione p di h. Okay? Quindi tipicamente il nostro sistema è x punto uguale a g di x r meno p. Allora, quello che posso provare a fare è disegnare il ritratto di fase del sistema, cioè caratterizzare il sistema nello spazio delle fasi, isolando le due funzioni, perché al solito cercare i punti fissi della dinamica vuol dire andare a cercare i punti nei quali la g interseca la p, essenzialmente. Quindi posso disegnare questa funzione fissando r e questa funzione fissando h, e poi posso decidere se cambiare r o cambiare h. Quindi ragioniamo nel caso in cui r sia più piccolo di 0 e disegniamo il profilo della g di x r. Questo l'avevo già fatto ieri, se ricordate era un oggetto fatto così. Quindi in assenza di parametro di imperfezione, cioè in assenza della funzione p di h, vi ricordate avevamo un punto fisso questo, e vi ricordate anche che questo punto fisso era stabile. Ok? Allora vediamo cosa succede quando introduco la p di h. Posso scegliere arbitrariamente di utilizzare un h positivo e un h negativo, quindi lavoriamo, tanto poi l'immagine speculare, nel caso in cui h sia minore di 0. Allora, se h è minore di 0, la p di h, che è uguale a meno h, è positivo, è più h, scusate, ho di parole infinite, questo è quello che succede. Quindi se io disegno la funzione p di h, per h negativo, la disegno in bianco, questo è quello che ottengo. Una retta orizzontale che incontra l'asse dei y in h. Allora vedete subito che nel sistema, quello completo,
quello modulato della presenza di imperfezione, c'è un nuovo punto fisso, diverso dal precedente. Ma per non confondere le idee, fatemi rappresentare questo punto fisso con un quadratino, invece con un tondino, ok? E poi, se volete, lo riporto sull'asse su quale vive il mio sistema unidimensionale, cioè l'asse dell'X. E vedete che a causa dell'imperfezione continuo ad avere un punto fisso, benissimo, però questo punto fisso si sposta a x negativi quando h è minore di 0. Viceversa, se prendessi il caso h maggiore di 0, taglierei qua sotto e il punto fisso si sposterebbe dall'altra parte. Quindi questa rottura della simmetria fa saltare il punto fisso dalla posizione simmetrica per eccellenza rispetto alla funzione, cioè l'origine, o a destra o a sinistra. In questo senso si rompe la simmetria intrinseca al sistema. Allora, l'ho disegnato in un quadratino, però coloriamolo, ok? E la condizione di stabilità la posso sempre dedurre sulla base dell'analisi grafica. Cioè questa è la funzione che ho chiamato G, sta sopra la retta, vince lei. Quindi se vince lei, questo punto è positivo, quindi sono attratto verso il quadratino e quindi devo essenzialmente colorarlo di rosso, che poi posso far vedere chiaramente dopo il quadratino l'ordine delle funzioni si inverte e il segno dell'x punto cambia. Quindi quello che ottengo è un punto fisso che si sposta o a destra o a sinistra a seconda del segno di h, e comunque la caratteristica di stabilità è estremamente facile. Bene. Allora, consideriamo ora il caso qui r è maggiore di 0. Allora, forse vi ricordate che quando r è maggiore di 0, questo è lo scenario con il quale ci dobbiamo confrontare quando h è uguale a 0. Quindi in questo caso, giusto per richiamare alla vostra attenzione, abbiamo tre punti fissi che anche in questo caso sono assolutamente simmetrici, cioè rispettano la simmetria del problema. Abbiamo due punti fissi stabili, questi e quelli esterni, e un punto fisso e stabile, l'origine. Quindi ricordate, l'origine cambia la caratteristica di stabilità passando da R negativo a R positivo. Allora immaginiamo di introdurre l'imperfezione. Quindi introdurre l'imperfezione vuol dire andare a cercare, per isolare i punti fissi, l'intersezione tra questa curva, che è la cubica, con la linea, con la retta orizzontale. Se H anche qua è negativo, vi faccio una costruzione che sia consistente. Se H è negativo, anche qua devo tagliare con una retta orizzontale. Vedete subito che ci sono due possibili soluzioni. Se H è sufficientemente grande, taglio qua. Se taglio qua, ho un solo punto fisso. Questo. E com'è questo punto fisso? Beh, valgono le stesse considerazioni di prima. Prima del punto fisso, quindi più a sinistra, rispetto al punto fisso, vince la funzione g sulla funzione p, quindi il segno è positivo, vengo attratto verso il punto fisso. Viceversa, se taglio per un h sufficientemente piccolo, quindi più piccolo di un h ritmo, dove più piccolo è riferito ovviamente al modulo di h, in questo caso, vedete che ho tre intersezioni. Le tre intersezioni le isolo un'altra volta in un quadretto, sono questa, questa e questa. Dovreste riportarle sull'asse delle x per identificarle esattamente come punti fissi, ma se no mi si incasina il disegno, quindi non lo faccio. E le caratteristiche di questi punti fissi possono essere anche in questo caso caratterizzate a partire dall'analisi grafica alla quale facevo riferimento prima. È immediato capire che questo punto fisso è stabile, così come l'altro esterno, e poi c'è un punto fisso stabile che è a metà strada. Che è successo? È successo come prima, che ho rotto la simmetria del sistema e ho spostato il punto fisso instabile, quello nel mezzo, quello che in qualche maniera divideva i due bacini di attrazione dei due punti fissi stabili, l'ho spostato a destra, agendo con un h negativo. Se voglio spostarlo a sinistra, basta imporre un parametro di imperfezione h positivo. In questo senso il sistema ha perso la sua simmetria, è stata rotta la sua simmetria, ho sbilanciato il sistema da una parte piuttosto che dall'altra. Rottura di simmetria, forse l'avete già visto, se non lo vedete, chi segue meccanica statistica lo vedrà sicuramente, è una parola ricorrente nell'ambito dei fenomeni dei critici di meccanica statistica. Allora, questo è quello che succede quando si introduce questo H. Ho detto però che il passaggio da un punto fisso a tre punti fissi, asimmetrici, avviene per un certo H critico. Quindi è immediato capire come si fa a caratterizzare questa caritica. Facciamolo perché è interessante isolare il risultato. Ovviamente cominciano ad apparire i tre punti critici quando H in valore assoluto
è più piccolo del massimo, no? Del, volete, del vertice di questa gobba che riflette il profilo della funzione rx meno x cubo a x più grande di 0. Okay? Quindi se voglio trovare l'h ritmo, cioè il parametro che determina la transizione fra il regime un solo punto fisso e il regime a tre punti fissi, devo essenzialmente andare a determinare questa altezza. Poi una volta l'ho determinata, chiaramente ho lo spartiacque. Allora come facciamo? Beh, semplicemente giochiamo con le funzioni con le quali dobbiamo lavorare. Il riferimento è rx meno x cubo, devo andare a determinare la posizione del massimo, che chiaramente calcolo la derivata di questo oggetto e la metto uguale a 0, e quindi il punto che a me interessa, cioè la posizione di questo massimo, ce l'abbiamo a x uguale a radice di r diviso 0. Ok? E quanto vale questa altezza, che poi è il nostro h ritmo? Beh, l'h ritmo sarà chiaramente uguale a il valore della funzione rx meno x cubo valutata in x uguale a r radice di r terzi. Quindi abbiamo r e radice di r terzi meno x cubo, quindi r terzi radice di r terzi. Quindi se metto tutto insieme il risultato è hc uguale a 2 terzi r radice di r terzi. Ok, quindi per ogni scelta di r esiste un h ritmo che mi fa entrare nella regione nella quale sono presenti i tre punti critici. Quindi questo risultato, se volete, lo possiamo rappresentare in un diagramma, che è il diagramma riassuntivo, se volete, di questo tipo di biforcazioni generalizzate, in un diagramma che tiene conto simultaneamente dei due parametri di controllo, h e r. Quindi possiamo lavorare in questo piano, dove mettiamo r sull'asse orizzontale e h sull'asse verticale. Allora, per avere un h diverso da 0, quindi per avere la possibilità di entrare nella regione nella quale sono presenti due punti critici, r deve essere positivo. D'accordo? Qui ho lavorato cercando il modulo di h, quindi questa grandezza deve essere definita positiva, e quindi il tutto comincia a rivelarsi per un valore di r uguale a 0. Cioè, quando r è più grande di 0 ho questo fenomeno, quando r è più piccolo di 0 non c'è, questo era anche evidente dalla figura che facevo prima. Ora, metto lo 0 in questo punto, nonostante visivamente sembra che l'origine di asse sia messa più a sinistra, e poi quello che devo fare semplicemente è disegnare questa funzione. E questa funzione come è fatta? Beh, semplicemente è fatta così. Due funzioni che partono da una parte e dall'altra. Perché due? Beh, perché una corrisponde alla possibilità di andare a cercare i punti di intersezione h negativo, cioè sopra, e l'altra h positivo, cioè sotto, d'accordo? Nella descrizione che facevo prima, e entrambe le curve, la caratterizzata 1 e l'altra speculare, corrispondono a questa soluzione. All'interno di questa regione, esistono tre punti fissi asimmetrici, di cui uno instabile e due stabili, e all'esterno di questa questo profilo già isolato, beh, abbiamo sempre un punto fisso stabile. Ora, per capire meglio questa figura, questa è l'origine degli assi in H. Questo incrocio, se volete, vuol dire poco dal punto di vista grafico. Questo è l'asse R, questo è l'asse H, e questa regione nella quale sono presenti i tre punti fissi si apre partendo da R uguale a 0. Va bene? Ritorna, cioè questo è essenzialmente il profilo della curva che ho calcolato e cresce a crescere di H, questa finestra si apre effettivamente quando R uguale a 0. Ho fatto il calcolo esplicito soltanto guardando una parte dell'intersezione, però cambiando il segno d'H i tre punti fissi li posso generare facendo incrociare la curva cubica con la
retta orizzontale che sta sotto lo zero, e quindi ottengo la descrizione speculare rispetto a quella che abbiamo caratterizzato esplicitamente. Bene, quindi questo è quello che succede nello spazio dei parametri generalizzati. Allora, però, vediamo cosa posso dire della curva, se volete, di biforcazione che abbiamo imparato a tratteggiare ieri. Ieri abbiamo visto che la curva di biforcazione si rappresentava nel piano XR. Abbiamo visto che per questo caso la biforcazione tipo pitchfork, quando H è uguale a 0, nel caso H è uguale a 0, la curva di biforcazione è questa. Abbiamo un punto fisso stabile, il punto fisso stabile perde stabilità in 0, rende uguale a 0, diventa un punto fisso instabile, e poi da qui nascono due branche simmetriche stabili. Questo è quello che ottengo per H uguale a 0. Come si deforma questo scenario quando H è diverso da 0? Quindi disegniamo la curva di biforcazione nel caso in cui il sistema sia perturbato con la presenza di un parametro di imperfezione. Allora, ricordiamoci cosa succede se H è minore di 0, che è il caso che abbiamo tratteggiato nel dettaglio. Se H è minore di 0, che cosa abbiamo? Abbiamo, forse non lo ricordate bene, comunque provo a dirlo, se avete dei problemi rifaccio la figura. Se H è minore di 0, abbiamo che il punto fisso stabile in 0, quando R è più piccolo di 0, questo punto fisso si sposta a sinistra, quindi si sposta per X più piccolo di 0, ok? Quindi essenzialmente non sta più a 0, dove era prima? No, per R minore di 0. Prova a figura. Ok, sì. Okay. Quindi si sposta a sinistra, si sposta, cioè, a X più piccolo di 0. Okay. E poi, chiaramente, man mano che H va a 0, man mano che H va a 0 tende in qualche maniera a ricongiungersi tipicamente all'origine. D'accordo? Quindi, allora, quello che abbiamo è una curva di biforcazione fatta in questa maniera. Per il parametro, per il primo punto fisso, questa è la curva che otteniamo. Cioè, abbiamo un parametro che vive sempre a x minore di 0 e continua a essere presente sempre anche quando r diventa positivo. Quel punto fisso non muore mai, è sempre presente. D'altra parte, quando entro in questa regione che abbiamo caratterizzato esplicitamente per un certo valore di h che dipende da r, quando entro in quella regione si accendono anche altri due punti fissi, uno instabile e l'altro stabile. E questi due punti fissi sono fatti in questa maniera. Se vi ricordate, uno è x positivo e l'altro anche è x positivo, perché la perturbazione del punto fisso instabile, che inizialmente, nel caso anche uguale a 0, era posizionato nell'origine. Allora, se disegno tutto questo, poi vediamo se vi torno, che faccio prima di disegnare per raccontarlo, questo è quello che salta fuori. Ho un punto fisso instabile che è circa a x uguale a 0, non proprio, e sta un po' sopra lo 0, questo lato. Ho un punto fisso stabile, questo, che si allontana progressivamente dallo 0, e poi l'altro punto fisso stabile, come sempre perennemente a x minore di 0, e si allontana dall'asse dell'x man mano che R cresce. Ok? Questa è l'immagine distorta del diagramma di biforcazione che avevamo ottenuto la volta scorsa. Chiaramente posso produrre anche l'immagine speculare rispetto a questa, introducendo una perturbazione per h maggiore di 0 invece h minore di 0, e quello che ottengo, quello che dovrei ottenere, è uno scenario diverso. Questa è peraltro la figura che mi pare sia riportata sullo Strobitz. Quando voi andate a tagliare sotto invece che sopra, il punto fisso stabile si sposta a x positivo, e quindi abbiamo questo profilo. E invece abbiamo che la branca instabile e la branca stabile ad essa associata vivono a x negativi. Quindi questa è quella instabile e questa è quella stabile. Ok?
Allora, quindi cosa abbiamo detto? Abbiamo detto semplicemente che si rompe la simmetria, questo è un modo diverso per vedere se è effettivamente rotta la regolarità del diagramma di tipo biforcazione. Sempre una biforcazione, però una biforcazione che capiamo in questa regione dei parametri generalizzata, okay? Per avere la biforcazione fissato R devo avere anche un'opportunità, altrimenti i tre punti fissi non compaiono. Allora, volendo però capire meglio questo fenomeno, io non posso costringere la curva di biforcazione nel piano X e R, perché in realtà X è una funzione di R, ma è una funzione anche di H. E per questo probabilmente fate fatica a inseguirmi mentre provo a raccontarvi questa storia, perché mi manca il parametro H. Io sto raccontando una cosa, effettivamente, in qualche modo prevede la comprensione anche della dinamica su H, non ho poi messo in evidenza così nel dettaglio, perlomeno congiuntamente a quella di R. Quindi manca un pezzo, va bene? Fidatevi, viene fuori questa cosa se l'avete capito bene, se non ci ripensate, ma mettiamo tutto insieme, vediamo come x dipende da r e da h. Allora, cos'è essenzialmente questa figura in uno spazio nel quale aggiungo un asse? Cioè, metto l'asse di x qui e vediamo che figura salta fuori in tre dimensioni. Non riuscirò mai a disegnarla, appunto ci provo, se fallisco miseramente poi la guardiamo subito. Questa è la lezione generale, cioè questa figura è importante perché è la lezione generale, ovvero ci racconta di quello che succede quando nei sistemi viene introdotta questa particolare forma di asimmetria. Allora, se io lavoro nel piano, anzi nello spazio X, R e H, questo è quello che trovo. Nello spazio generalizzato questo processo corrisponde ad una curva che è fatta così. Se si capisce, essenzialmente quello che volevo disegnare, se non si capisce, è una superficie che si piega su se stessa. Non se la vedete. È una sorta di superficie, invece di rimanere bella single stream, come si direbbe, cioè per ogni valore di HR esiste un valore della superficie, è una superficie che si piega come un ricciolo su se stessa. Non so se intuite quello che voglio dire. Se non lo intuite, esatto, si taglia su se stessa. Testa attorno, se siete quattro, io sono legato a fare le figure, se siete cinque, questa è la figura che avremmo voluto vedere. Allora, questa è la figura nello spazio, guardatela proiettata sul piano. Sul piano, questa sorta di ricciolo, cioè questi due layer della curva che si sovrappongono, corrispondono effettivamente a questa regione che abbiamo caratterizzato analiticamente. E qui effettivamente per ogni scelta dei parametri R e H, per ogni scelta di questi parametri, ad ogni scelta di questi parametri corrispondono tre possibili incontri sui layer della superficie che si piega su se stessi. E perché questa dinamica è interessante dal punto di vista fondamentale? Perché questa dinamica è tipicamente associata a quelle che si chiamano le catastrofi. Cioè, cos'è che può succedere? Immaginiamo di trovarci per qualche motivo, però immaginate di capire questa figura, anche se non è chiara, quindi sovrapponetela a quella del libro. Immaginiamoci di trovare nel piano superiore di questa curva. Quindi siamo su un punto fisso stabile che corrisponde al valore della x più grande che posso eventualmente raggiungere. Ora immaginiamo di spostare con continuità uno dei due parametri. Immaginiamo di muovere H, ad esempio. Se sposto H e lascio al sistema il tempo di raggiungere il nuovo punto di equilibrio, che succede? Succede che chiaramente io mi sposterò tecnicamente su questa superficie. Quindi immaginiamo di ridurre H e io cammino da questa parte, in qualche modo. Cammino da questa parte e arrivo a un certo punto che necessariamente per continuare a camminare mi trovo a dover
fare un salto. Cioè, quando arrivo al limite del burrone, essenzialmente, sono obbligato a saltare, ma istantaneamente, in un momento preciso, sul layer immediatamente inferiore, il più basso di tutti. Quindi io cambio la mia, se volete, concentrazione, il valore della variabile di riferimento con continuità in una finestra finita di H, e poi quando esco da questa regione che abbiamo caratterizzato, la regione nella quale trovo tre strati della curva X in funzione di RH, quando esco da questa regione casco necessariamente in un istante solo sul layer inferiore. Quindi cambio in maniera sostanziale, importante, il valore del mio parametro di stato. Passo da un x grande a un x piccolo. In un... Anche se H e R sono variati in maniera continua. Variando proprio H e R in modo continuo. Esatto, cioè quello che sta succedendo praticamente è questo. Cioè, se immagini di avere i tre layer fatti così, immaginiamo di essere su questo strato, immaginiamo che questi siano i nostri parametri di riferimento, io cammino, finché cammino qua, la mia x cambierà, ma non di tanto, sono sempre allo stesso livello, ok? Quando arrivo qui e continuo a variare, sono alla soglia del burrone, casco e atterro da un'altra parte. E questa è una catastrofe, c'è un cambiamento macroscopico della dinamica del sistema che può generare disastri, d'accordo? Per questo motivo il termine catastrofe si apre a questo tipo di dinamica. Cioè, arrivi a una condizione nella quale tipicamente è un cambiamento macroscopico e sostanziale che è tipicamente reversibile. Okay? E il sistema reagisce in maniera drastica ad ulteriori modulazioni dei parametri di controllo. Quindi questo è un riflesso importante del parametro di perfezione che abbiamo introdotto per modificare il diagramma di biforcazione simmetrico di tipo pitchfork. Ok? Chiaro? Siamo arrivati un po' per gradi, magari si fa fatica a capire l'immagine di questa nel diagramma XR, ma perché manca un pezzo? Bisogna lavorare analizzando X, la variabile di stato asintotica, in funzione dei due parametri di controllo. E questa regione a tre punti fissi topologicamente corrisponde ad una piegatura della funzione di X, della X in funzione dei parametri di controllo. Quindi una topologia particolare dello spazio di risoluzione, la x non è più funzione, se volete, di rx, è una funzione, come si dice, multistream, cioè ha più soluzioni, e questo provoca un comportamento dinamico importante e peculiare. Quello che si vuol fare è tenere, per quanto possibile, i sistemi lontani dalle condizioni nelle quali le catastrofi poi hanno luogo. Okay? E lo studio delle catastrofi è importantissimo in economia, ma anche nei processi di cambiamento climatico, eccetera, quindi è un concetto fondamentale. Ci sono stati tanti matematici che in passato hanno dedicato la loro carriera allo studio delle catastrofi, il più grande di tutti è Arnold, forse l'avete sentito nominare. Un tempo, quando ero studente, io c'era un micro librettino scritto da Arnold sulla teoria delle catastrofi, che era veramente semplice da leggere, c'è sicuramente ancora in giro. Se uno è interessato a questo tipo di fenomeni, è una lettura consigliata, saranno 30 pagine, ma dense, ma molto, molto chiare, divulgative, non di matematica. Poi c'è il libro di Arnold di Meccanica Analitica, si legge 3 pagine e si chiude. E è proprio scritto in maniera diversa. Quindi questa è l'introduzione. Allora, con questa introduzione, per capire meglio il concetto, prendiamo un esempio. Quindi vediamo un esempio nel quale il sistema ammette questo tipo di dinamica. Questo esempio lo analizziamo fino a vederne una realizzazione al computer. Allora, l'esempio che vi racconto è l'esempio preso sempre dal libro dello Strogatz, dal quale ho tratto poi l'immagine che ho fatto vedere. Quindi questa immagine si riferisce a un modello particolare. Ci sono delle parole sopra, outbreak che vuol dire fioritura e refuge che vuol dire rifugio. Quindi cerchiamo di capire perché saltano fuori queste parole associate al modello in esame. Allora, questo modello è descritto nella sezione 3.7, a pagina 73, e il titolo della sezione è la fioritura degli insetti. Ma cosa vuol dire la fioritura degli insetti? Allora, questo è un problema biologico rilevante che è stato trattato per via
matematica, quindi con la modellizzazione tipica della dinamica delle popolazioni, da Ludwig nel 1978. Quindi, moderna proposta è molto semplice, fa delle ipotesi semplificatrici che ci permettono poi di lavorare nell'ambito di sistemi unidimensionali. Al solito poi uno può aprire la finestra tenendo conto di altre dinamiche accoppiate, però l'immagine semplice del modello la otteniamo anche in questo limite ipersemplificato. Allora, cosa si vuole modellizzare? Quello che si vuole modellizzare è la dinamica di un verme, insetto, leggo perché non lo ricordo, un verme che è un parassita dell'abete rosso del cane. In inglese questo verme si chiama Spras, penso si dica Budworm. Lo scrivo se qualcuno si interessa di vermi. Allora, cosa fa questo verme? Questo verme attacca appunto le foglie dell'abete rosso in Canada e quando c'è la fioritura degli insetti, che in inglese si dice outbreak, quindi è quello che andiamo a caratterizzare, quando c'è la fioritura degli insetti, questi insetti possono devastare, uccidere, annientare tutta la foresta. E è un problema. È un problema perché va tenuto sotto controllo. Se non lo teniamo sotto controllo, la foresta è perduta. Allora, tipicamente per studiare questo problema di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di due cose. Abbiamo bisogno della dinamica della foresta, perché quando ci sono due alberi non ci sono le condizioni per la colonia di insetti di fiorire, quindi c'è bisogno di tenere conto della dinamica degli alberi per avere un albero sviluppato, una foresta sviluppata, una foresta sviluppata, e contestualmente c'è bisogno di tener conto della dinamica degli insetti. Quindi tipicamente già questa descrizione, perlomeno due sono le variabili che cambiano, e avere due variabili vuol dire uscire dal modello descrittivo che abbiamo finora considerato. Quindi semplifichiamoci la vita, supponiamo che la foresta effettivamente cambi, ma supponiamo che cambi con tempi caratteristici molto più lenti di quelli associati alla dinamica dell'insetto. Quindi per noi la foresta, se volete, è congelata, e poi la modifica della foresta rientrerà nella modulazione dei parametri che governeranno la dinamica degli insetti. Cioè, quindi guardiamo la dinamica degli insetti soggetta a certi parametri, e quei parametri fotografano lo stato della foresta. E poi andremo a investigare la dinamica accoppiata degli insetti e delle foreste che devono modularsi nel tempo cambiando questi parametri. Potete già immaginare che questi parametri poi genereranno queste catastrofi che dicevo prima. Okay? Quindi l'idea semplificatrice è: buttiamo via la dinamica delle foreste, perché è lenta rispetto a quella dei vermi, e concentriamoci sulla dinamica dei vermi. Quindi il modello di Ludwig, questa è roba interessante, perché poi la gente che è chiamata a controllare lo stato delle foreste, a mantenere le foreste, eccetera, prende delle decisioni sulla base di questi modelli, questi e quelli più evoluti. Quindi anche dal punto di vista, se volete, applicativo, per imparare un mestiere, se volete, è utile saper controllare questo tipo di dinamica. Okay? Allora, quindi quello che facciamo è scrivere la dinamica della popolazione di vermi, e se vi ricordate quando vi parlavo della mappa logistica, dell'equazione logistica, quello che abbiamo è un parametro n, la popolazione dei vermi, che evolverà nel tempo e quindi che risulterà nell'equazione del primo ordine n punto uguale a qualcosa. Allora, cos'è questo qualcosa? Tanto la popolazione, ricordate, messa in un contenitore, in uno spazio finito, evolve secondo un'equazione di riferimento non lineare, che potrebbe essere ad esempio l'equazione logistica, appunto l'ho menzionata prima. Quindi in assenza di sollecitazioni esterne, la nostra popolazione di insetti n evolve nel tempo con un'equazione dinamica che è questa. R grande per n, 1 meno n su k grande, la tale caratteristica della popolazione. Questo è quello che succede se non c'è nient'altro. Ora, ovviamente in un ecosistema complicato ci sono altre variabili da tenere in conto. Una, abbiamo detto, è la foresta, che se cresce più grande e più rigogliosa è più ospitale per gli insetti, quindi ci dovrà essere un feedback dalla foresta agli insetti. Ma questo lo vediamo dopo. C'è un altro feedback importante ed è un termine distruttivo per la dinamica di n, un termine che per il momento scrivo semplicemente come p, una funzione non lineare di n, che è il termine di predazione. Cioè, ovviamente, come in tutti i sistemi ecologici, gli insetti avranno dei predatori, tipicamente gli uccelli, ok? E questi uccelli si cibano dei vermi riducendo l'n punto, quindi riducendo, se volete, la popolazione
totale. Quindi loro tenderebbero a svilupparsi come fanno le batterie in un contenitore, però ovviamente devono tenere conto del fatto che sono in un sistema aperto e ci sono anche gli altri animali che si cibano. Allora, quindi se volete, complicazione ulteriore, dovrei tenere conto in questo termine della dinamica degli uccelli. Quindi vedete che la complessità del problema si può aprire a piacere, ma io voglio rimanere unidimensionale. Allora ho bisogno di introdurre una funzione non lineare che in qualche maniera abbia un senso nel modellizzare il termine di relazione. Allora, questa funzione è fondamentale perché in dinamica delle popolazioni ricorre sempre, cioè sempre, la trovate dappertutto questa funzione. Si chiama funzione di Hill, col H. E la funzione di Hill è semplicemente una funzione sigmoidale. Sigmoidale nella variabile di riferimento, in questo caso n. Allora la scrivo, e scrivo la dipendenza funzionale, poi vi disegno più o meno il grafo della funzione e poi, insomma, vediamo l'effetto. Allora, questa funzione è fatta così. C'è un coefficiente b per n ad una potenza, in questo caso la potenza è 2, ma in generale potrebbe essere alfa. Quindi le funzioni di Hill sono in realtà una famiglia di funzioni parametrizzate a seconda dell'esponente che compare con l'espressione analitica, quindi b n al quadrato diviso un altro coefficiente che è a quadro più un termine in n che ha la stessa potenza di quello che avete al numeratore. Quindi se volete questa è una funzione di Hill di ordine 2, però se volete una funzione di Hill di ordine alfa basta mettere un alfa al posto di 2. Come è fatta questa funzione? Questa funzione, se la disegno, è semplicemente fatta così. La disegno chiaramente in funzione di n, ha senso per n positivo, però in altro contesto magari dovrebbe estendersi anche a n negativo, in questo senso, in questo caso no, perché n è la popolazione di Werner, quindi la variabile definita positiva, quando n è uguale a 0 siamo qua. E poi questa funzione sale fino ad arrivare a saturazione, il valore di saturazione ovviamente è fissato da b. Ok? Questa è una funzione che cresce in maniera molto lenta e poi arriva a saturazione. Allora, molte dinamiche seguono questo tipo di andamento, cioè una ve l'ho già raccontata, è proprio questa, l'equazione logistica. Quindi se io voglio in qualche maniera avere una funzione che mi descriva un fenomeno senza dover andare a modellizzare dinamicamente quel fenomeno, beh, questo è un ottimo candidato. Ok? Allora, perché però? Capiamo, se volete, la fisica è una parola che in questo contesto è un po' scomoda, la matematica del processo. Perché una funzione sigmoidale? Perché essenzialmente la predazione, se ci pensate bene, quando la popolazione dei vermi è piccola, la predazione quando la popolazione dei vermi è piccola, e diventa invece più importante quando la popolazione dei vermi è grande. Questo perché? Perché se voi foste degli uccelli, preferireste andare a mangiare da un'altra parte, se lì di vermi ce ne sono pochi. Quindi l'effetto di predazione diventa sempre più importante quando c'è una colonia bella estesa di vermi. Ok? Se la colonia è piccola, deve ancora fiorire, deve ancora crescere, gli uccelli vanno semplicemente a predare da un'altra parte. Quindi ecologicamente ha senso prevedere che questa funzione di predazione sia modesta e poi cresca quando, se volete, la colonia ha raggiunto una taglia caratteristica che di fatto è misurata dal parametro A che compare al denominatore. Modulando A, voi potete in qualche maniera andare a controllare il momento nel quale diventa conveniente per gli uccelli andare a predare quella specifica famiglia di insetti. Quindi se avete più predatori, questa uccelli di un tipo o di un altro tipo, le famiglie diverse di predatori dovranno essere caratterizzate da parametri diversi e anche, se volete, da esponenti diversi. Okay? Questa funzione è fondamentale, ricorre in tantissimi ambiti. Si usa frequentissimamente in biologia. In tutti i processi biochimici, ad esempio, hanno luogo all'interno della cellula. Ok? Quindi questo, se volete, è il nostro modello. Allora, io vorrei con questo modello spiegare il fenomeno della fioritura. Cioè, il fenomeno della fioritura vuol dire che se ci sono le condizioni al contorno, cioè se la foresta è sufficientemente ospitale e rigogliosa, gli insetti crescono a un livello così importante da risultare poi in un danno per la foresta e gli ospiti. Capite la dinamica? Cioè, se crescono in simbiosi e stanno bene tutti e due, perfetto. Ma esistono delle condizioni per le quali la comunità di insetti fiorisce a un livello sproporzionato e smisurato e risulta poi essere
un danno in cascata per la popolazione degli alberi che definisce il contesto, l'ecosistema nel quale gli insetti vivono. Ok, quindi tutto questo deve essere contenuto in questo modello. Seguite? Allora, vediamo come studiare questo modello. Allora, lo studiamo nel dettaglio, come dicevo, però per studiare il modello conviene fare una cosa che si fa molto spesso, cioè riscalare le variabili. Riscalare le variabili, tipicamente, quando le variabili sono dimensionali, vuol dire riscrivere il modello in funzione dei parametri adimensionali. Allora, io questa operazione non è che la faccio nel dettaglio, vi dico semplicemente come si riscalano le variabili, e poi sono tre conti, li fate voi se volete farli, oppure vi fidate e risultate quello giusto perché lo compro dal libro dello Strogatz. I parametri però che riscaliamo, andando nella direzione delle variabili adimensionali, anche se tipicamente non c'è niente con le dimensioni, però se ho la popolazione n, divido la popolazione per una variabile che ha significato di popolazione, d'accordo? Ma se faccio questa operazione, nel tentativo di fare questa operazione, introduco, seguendo lo Strogatz, queste variabili. La variabile con la quale lavoreremo al solito è x, ed è uguale a x a n grande diviso a. E a, vedete, ha le dimensioni di n, che comunque è un numero puro, ma diciamo moralmente ha le dimensioni di una popolazione, se di dimensioni sto parlando. Tau è il nuovo tempo, ed è riscalato per una quantità che è pari al prodotto e al rapporto diviso a. Poi abbiamo un parametro di controllo r piccolo, che sostituisce r grande, ed è uguale a r grande per a su b. E poi abbiamo un k piccolo, che sostituisce la capacità k grande, la portanza massima consentita dal sistema, ed è semplicemente k grande su a. Allora, se io faccio queste sostituzioni, non faccio questi conti perché veramente sono insignificanti, non è che portano niente alla conoscenza, però riscrivo il modello in termini di queste variabili di scala. Quindi scrivo le equazioni e poi le equazioni le studiamo. E dopo aver implementato questo cambio di variabili, e ricordandosi l'espressione della funzione ptn, il nostro modello risulta caratterizzato così. Abbiamo derivata di x rispetto al tau, quindi anche questa base x punto, andiamo avanti. Abbiamo un termine logistico, che è quello che abbiamo sempre scritto, r per x 1 meno x su k piccolo, semplicemente riscalato le variabili, e poi abbiamo la funzione di il modificata, che in questo caso è pari a meno x quadro 1 più x quadro, modificata dal fatto che in qualche maniera compattato i parametri liberi, cioè tipicamente da un problema nel quale i parametri liberi erano 1, 2, 3 e 4, sono passato riscalando x e riscalando il tempo a un modello nel quale i parametri liberi sono soltanto 2, r e k. Quindi tutta la dinamica è riassumibile in maniera molto più compatta, okay? Quindi posso caratterizzare il comportamento asintotico del sistema modulando soltanto due parametri invece dei 4 che avevo a disposizione all'inizio. Ma da sé poi che modulare r e k equivalrà in qualche maniera a modulare a o b o r, quindi ho vari modi differenti di implementare le modulazioni degli unici due parametri che controllano la dinamica del sistema. Però se capisco quello che succede in questo sistema ridotto, poi posso interpretare i fenomeni tornando ai parametri originali. Allora, studiamo questo sistema. Al solito, per studiare il sistema bisogna cercare punti fissi, c'è altro da fare. Quindi un punto fisso ovvio, lo vedete subito, è x uguale a 0. Quindi x uguale a 0 è sempre un punto fisso della dinamica del sistema. E se fa il conto, non lo facciamo, ma il conto di ricordate, basta prendere la funzione derivata valutandola in 0, facendo il conto si può dimostrare che questo punto fisso è sempre stato. Ok? Quindi anche questa è una derivata, valutata in 0, non la faccio. Questo punto fisso è sempre instabile, indipendentemente dalla scelta dei parametri. Per ogni scelta dei parametri x uguale a 0 è instabile. E fisicamente cosa vuol dire? Vuol dire che se voi siete non in 0, ma epsilon vicini a 0, cioè avete due o tre vermi, lasciate andare, il sistema non torna allo stato in cui non ci sono vermi, ma i vermi si sviluppano e vanno da qualche altra parte. Il punto è capire dove vanno a cascare. E
possono andare a cascare in stati asintotici diversi che dipendono dagli unici due parametri di controllo che ci restano nel campo. E potranno andare ad un livello di popolazione che è compatibile con la foresta, quindi vivranno in simbiosi foresta e vermi, oppure sotto certe condizioni potranno andare verso uno stato asintotico nel quale la taglia della popolazione è troppo grande e quindi porterà necessariamente ad una distruzione della foresta. Ok? Allora, altro punto fisso, cioè vediamo dove va a cascare il sistema se scappa via da zero. O altra famiglia di punti fissi. Se cancello, se elimino la soluzione x uguale a 0, quello che mi resta da studiare è che cosa? R 1 meno x su k meno, cancello una x, x 1 più x quadro. Questa è la funzione che devo studiare. E se cerco gli zeri di questa funzione trovo i punti fissi che mi mancano all'appello. Quindi voglio andare a cercare tutti i punti fissi a variare di r e k. Allora, come posso fare? Beh, quello che posso fare è utilizzare la strategia di sempre. Qua ho una funzione che mi fa la cortesia di non dipendere dai parametri. Quindi la disegno e rimane lì per sempre. E qua invece ho una funzione f che dipende da r e k oltre che da x. E quindi se io cambio i parametri, cambio solo questa funzione, l'altra rimanendo fissa, e quindi posso andare a avere un'idea molto semplice di come cambiano le intersezioni tra gli elementi che poi risultano nella condizione di punto fisso. Quindi aiutiamoci al solito con una figura. Allora, la figura essenzialmente è quella che mi permette di rappresentare le due funzioni f e g in funzione di x fissate i parametri di controllo r e k. Ripartiamo dalla funzione che la disegno una volta e non si sposta più. Questa è la funzione x diviso 1 più x quadro. Quindi quando x è uguale a 0 parte da qua, quando x va all'infinito questa funzione va a 0 e chiaramente è al massimo. Questo massimo si trova facendo la derivata quando x è uguale a 0, non vi voglio offendere, quindi non faccio il conto, x uguale a 1 del massimo. Okay. Quindi questa funzione più o meno è fatta così. E questo massimo si trova in x uguale a 1. L'altra funzione, fortunatamente, è molto semplice da disegnare, è una retta. Ed è una retta il cui coefficiente angolare è controllato da r e k. Allora, quando x è uguale a 0, la retta parte da r, quindi fisso r, supponiamo che questa sia la mia scelta, e poi, nonostante r sia fissato, posso avere rette con pendenze diverse. Queste rette con pendenze diverse sono selezionate da diversi valori di k e vado a selezionare. Prendo un valore di k a caso. Questa è una retta. Se questa è una retta, le funzioni f e g si incontrano in un solo punto e quindi questo è il punto fisso che mancava all'appello. Il punto fisso che mancava all'appello è che si va a sommare al punto fisso che c'è sempre, x uguale a 0. Quindi è molto semplice, quando questo è lo scenario che si realizza, 0 è instabile, c'è una piccola perturbazione attorno a 0, scappo via da 0 dove vado a cascare. E vado a cascare qui, se non ci credete fate lo studio dei segni e troverà consistente con questa osservazione ovvia. Ok? Questo è lo scenario, se volete, che ci augureremo di incontrare, cioè la popolazione raggiunge una taglia caratteristica che in qualche modo, poi lo capite meglio tra poco, è compatibile con la capacità della foresta di ospitare una popolazione di vermi. Però guardate che succede se cambio k. Io posso cambiare k e quindi, pur partendo sempre dallo stesso punto, posso andare a modulare il punto di intersezione. E vedete, questo punto di intersezione si sta spostando a x più grande, per esempio. Beh, io posso arrivare a un punto nel quale, vediamo se mi riesce a fare la figura, guardate, ci sono ben tre intersezioni. 1, 2 e 3 intersezioni. E quando ho queste tre intersezioni, possiamo fare lo studio, ora intanto vi anticipo il risultato e poi
magari lo vediamo più nel dettaglio, al punto fisso instabile in zero si combinano un punto fisso instabile, che è quello che essenzialmente potremmo definire come quello auspicabile, quando la popolazione è un po' più grande di quanto era prima, ma insomma comunque sempre in un range di popolazione consentito, un punto fisso instabile e poi un altro punto fisso stabile, però che corrisponde a un valore di x decisamente più grande. Questa è la condizione di fioritura, di outbreak, è quella che poi porta alla rottura della stabilità dell'ecosistema, o se volete più essenzialmente quella che determina la morte della foresta. Allora, questa immagine, poi non ho finito perché posso continuare a modulare RK, ci ritorno tra un secondo, ma questa immagine la posso raccontare in maniera sintetica in un altro diagramma, il diagramma che rappresenta x punto in funzione di x. Se voglio rappresentare x punto, che devo fare? Devo guardare per ogni zona del diagramma che ho ricostruito la differenza fra f e g e andare a valutare il segno. Ora, senza andare nel dettaglio del profilo analitico della curva, che non mi interessa, però io parto da 0, avrò una finestra nella quale x punto è certamente positiva, perché devo scappare via da 0, e poi passerò, intersecando l'origine, ad una finestra adiacente nella quale x punto è negativa, e poi continuerò a oscillare più o meno in questa maniera, non è che deve essere così regolare, ma insomma le finestre poi sono distribuite in maniera che è perfettamente sotto controllo, nella figura che riesco a fare, quindi ho una collezione di 4 punti fissi, il primo è instabile, l'abbiamo già detto, il secondo è stabile, il terzo è instabile e il quarto nuovamente stabile. E la cosa assolutamente interessante è questa, i due punti fissi stabili sono separati da un punto fisso instabile, quindi io non è che riesco a saltare da uno a un altro. Tipicamente il fato della foresta, dell'ecosistema, è univocamente determinato dalla condizione iniziale del sistema. Se io parto a destra del punto fisso instabile, non c'è niente da fare, sarò asintoticamente attratto verso la condizione che poi determinerà la morte dell'ecosistema. Se io invece parto a sinistra di questa, che poi in un linguaggio più raffinato si chiamerà separatrice tra i bacini di attrazione dei punti fissi, se parto da questa parte, bene, asintoticamente andrò a cascare sul punto fisso, in quello che mi fa piacere in qualche modo mantenere. Però qua, se vedete bene, ho ancora in qualche modo una strategia di controllo. Se io riesco a interferire con l'ecosistema in modo tale che in qualche modo la mia condizione iniziale si trovi nella parte del bacino di attrazione del punto fisso gentile, tra virgolette, sono al sicuro. Giusto, c'ho la possibilità di interferire con il sistema in modo tale da posizionarlo in qualche modo in questa finestra, che è quella che mi porta sintetamente alla situazione che consente di mantenere la foresta. Se voi però continuate a giocare con questa figura, vedrete tra un secondo che esiste una condizione nella quale al punto fisso instabile corrisponde soltanto il punto fisso di fioritura, cioè non c'ho via di mezzo, non riesco in qualche maniera a salvarlo. E questa è la condizione quella proprio dannosa, quella che determina veramente la morte dell'ecosistema. Come faccio a mantenere questa condizione? Immaginiamo ora, cosa ho fatto per ora? Ho fissato R e ho cambiato K. Immaginiamo ora di cambiare R. Facciamo col bianco. Quindi se cambio R, immaginiamo lo porto qua sopra. Immaginiamo di mantenere K in modo tale che la slope della retta sia uguale all'ultimo disegnato. Quindi tipicamente ho questo scenario. Quindi se avessi una lavagna molto più grande avrei sempre 3 punti di intersezione, perché questa curva, quella che sta ferma, poi tocca sintetamente 0, quindi prima o poi arriverò a incrociare in un terzo punto che non vedete sulla lavagna. Posso continuare però a modulare R, cioè posso far crescere R e vedete cosa succede. Se continuo a far crescere R, i due punti fissi che vedete ancora sulla lavagna, questi, quello stabile e quello instabile, tendono ad avvicinarsi. Arriverà un punto di tangenza o di biforcazione, se volete, nel linguaggio che abbiamo imparato in questi giorni, arriverà un punto particolare nel quale questi due punti fissi andranno a combinarsi l'uno sull'altro
in una biforcazione che era, abbiamo chiamato, di tipo sella nodo. Cioè due punti fissi che sono ben presenti in una finestra di R fissato vanno a annichilarsi mutuamente, scomparendo poi oltre il valore critico di R. Ok? Allora, cosa succede qua? Beh, succede che mi rimangono soltanto due punti fissi, origine instabile, da lì scappo via, e l'unico altro punto fisso che rimane è quello che incontro uscendo dalla lavagna, cioè per x molto 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 grande. E quindi se facessi una figura rappresentativa per la dinamica di x punto in funzione di x, in questo caso non avrei questa finestra intermedia, perché questi due punti fissi si sono avvicinati e annullati a vicenda, e l'unica cosa che potrei fare per ogni qualsiasi dinamica del sistema è asintoticamente convergere al punto fisso a x molto molto grande, cioè il punto fisso che corrisponde all'evento di fioritura incontrollata della piana di insetti. Ok, quindi ci sono questi scenari dinamici che sono tutti contenuti all'interno di questo modello e che corrispondono ad una variazione di due parametri combinati trattati come indipendenti R e K, che però riassumono al loro interno ben quattro parametri del modello originale. Ok, allora, se ci pensate bene, tutta questa caratterizzazione, quindi essenzialmente la prima fase nella quale esistono soltanto due punti fissi, una fase intermedia nella quale esistono tre punti fissi, e poi un'ulteriore fase finale nella quale nuovamente esistono due punti fissi, però uno dei quali è quello che dobbiamo in qualche modo prevenire, questi diversi regimi possono essere analiticamente determinati in funzione dei parametri di controllo H e K, andando ad analizzare più nel dettaglio questo grafo. Cioè, quello che voglio dire è che tipicamente per uscire dalla regione nella quale ci sono i tre punti fissi, oltre a x uguale a 0 nell'origine, che cosa devo fare? Devo trovare le condizioni per le quali la retta è tangente alla curva che rimane paralizzata sul piano perché non dipendente da K e R. D'altra parte, per entrare nello scenario che ho rappresentato, nella regione nella quale i tre punti fissi sono presenti, per entrare in questa regione devo andare a determinare un altro punto di tangenza. Questo punto di tangenza è quello della retta che tocca in modo appunto tangente il profilo della pancia della curva a campana che rimane immobilizzata sul grafico. Detto male, dalle facce dentro non avete capito, mi provo a dirlo. Questa è la curva, è l'asse, la retta che interseca in un solo punto, la curva a campana. Quando è che appaiono tre punti fissi? Tre punti fissi appaiono quando questa retta cammina, spostando R e K come volete voi, e attraversa questo profilo monotono decrescente della curva a campana. E l'attraversamento avviene dopo che la retta ha accompagnato con un profilo tangente in un punto la curva a campana. Ok, quindi se vado oltre, se modulo i parametri oltre il profilo corrisponde alla condizione di tangenza, appena oltre, beh, da lì in poi compaiono i due punti fissi ulteriori, uno dei quali è poi quello che corrisponde all'evento di fioritura. Ok, quindi andare a individuare precisamente il bacino dei parametri all'interno dei quali il sistema ammette tre punti fissi, andare a identificare questa regione, beh, corrisponde a andare a trovare i due punti di tangenza della retta con il profilo della curva a campana. Quindi ci deve essere un'intersezione e l'intersezione deve essere tangente. All'interno della finestra dei parametri per i quali l'intersezione ha luogo, ho tre punti fissi. Questa è l'idea. Chiaro? Qui devo imporre matematicamente questa condizione che ho detto a parole, e come si impone? Beh, è semplice. Quindi questa era la condizione che io ho tratteggiato graficamente, quindi ci deve essere un incontro. Per esserci un incontro, quello che dobbiamo avere è R 1 meno x su k è uguale a x diviso 1 più x quadro. Questo è l'incontro.
E poi deve essere un incontro tangente, allora come dicevamo ieri, la derivata rispetto a x di R 1 meno x su k deve essere normalmente uguale alla derivata rispetto a x di x 1 più x al quadrato. Quindi se faccio questi punti dovrei trovare la condizione che permette di isolare lo spazio dei parametri, cioè in H e in KR, le coppie di parametri che poi determinano la regione nella quale i tre punti fissi oltre a x uguale a 0 convivono per il sistema. Quindi proviamo a fare questi conti perché è interessante vedere cosa salta fuori. Non salta fuori come prima una funzione ricordate di H in R, qui saltano fuori essenzialmente due funzioni, una per K e una per R parametrizzate in funzione di x, e poi diciamo per capire il risultato devo necessariamente accendere il computer e fare una figura perché è impossibile capire il risultato per via diretta in modo semplice. Quindi proviamo a fare i conti da qua, dalla seconda relazione, quello che abbiamo è R su K con un segno meno uguale a che cosa? Dobbiamo fare la derivata di 1 più x quadro al quadrato, poi abbiamo 1 più x quadro e poi abbiamo meno 2x per x, quindi meno x quadro. Quindi abbiamo meno 1 meno x quadro, 1 più x quadro al quadrato. Quindi questo è il modo di riscrivere la stessa condizione di tangenza. Ora fatemi capire qual è la strategia migliore per arrivare al risultato, così la implemento. Allora, la cosa migliore è quella di, per esempio, utilizzare questa condizione qua, ricavando K e sostituendo qua dentro. Okay? Quindi da questa relazione posso ricavare K, e K risulta essere uguale, c'è un segno meno, che lascio qui, meno R, e poi ho 1 più X al quadrato, il tutto al quadrato, 1 meno X al quadrato. Questa è l'espressione per K in funzione di R, e poi quello che posso fare è andare a sostituire, anzi guardate, si fa prima così, visto ora. Se sviluppate qua, vi viene direttamente un termine meno R su K, quindi meno R su K ce l'ho già scritto qui, che si fa prima. La fate di cancellare questa figura perché ci bisogna un po' di spazio. Allora abbiamo, volgendo la prima, R, poi avete meno R su K, ma meno R su K è questo, quindi avete più 1 meno x quadro diviso 1 più x quadro al quadrato, e poi c'è un altro termine in x uguale a x 1 più x quadro. Quindi in questa maniera avete la possibilità di calcolare direttamente R, e quindi il termine scritto bene? Sì. E quindi il termine che ottenete è x 1 meno x quadro, x quadro meno 1 meno x quadro per x 1 più x quadro al quadrato. E qui si può sviluppare ulteriormente i conti, veramente mettendo a fatto il comune. Se fate i conti, il tutto si semplifica e quello che ottenete è questa espressione, la scrivo senza stare a fare i conti. Deve essere giusta, x cubo 1 più x quadro al quadrato, che è il denominatore comune di resta. Va bene? Io volevo chiedere una cosa, sì. Cioè, ma come mai non basta, cioè non basterebbe porre il massimo, cioè f di 1, cioè uguale a g di 1? Perché se metti f di 1 uguale a g di 1, quello che fai è trovare i punti di intersezione. I punti di intersezione possono essere 1 o 3, come si
considerata la figura prima, oppure diciamo il punto. No, per evitare la catastrofe, cioè non basterebbe porre f di 1 minore di 1. Ora, ancora non si è mai visto se c'è la catastrofe. Vediamo se c'è una catastrofe, ok? Effettivamente. Quella che si sta immaginando come catastrofe è lo stato asintotico nel quale il sistema fiorisce. E in alcuni casi, per alcune scelte dei parametri, è impossibile evitare la catastrofe, perché per alcune scelte dei parametri, quando R è sufficientemente grande, quindi quando se vuoi la retta parte da sufficientemente in alto, fissato il valore di k, l'unica possibile tangenza che c'hai è quella sulla coda della funzione a campana. Quindi l'unico punto di incontro che hai è quello, che corrisponde ad una popolazione asintotica molto molto grande di insetti, e siccome l'unico altro punto fisso che hai è quello stabile, che ti fa delle pulsioni e ti scappa via, diciamo, se sei lì, se sei a giocare in quell'ambito di parametri, non c'è proprio verso evitare la catastrofe. Giocare, come dicevi te, forse, se capisco bene, magari va visto nel dettaglio, sulle condizioni fra i termini che entrano nell'espressione per x punto, vuol dire in qualche modo forzare i parametri in un bacino piuttosto che in un altro, in una condizione dinamica piuttosto che in un altro. Se ho capito bene, no, perché non basterebbe semplicemente, cioè, imporre che la retta passi sotto questo punto di massimo? Sì, effettivamente questo è quello che sarebbe interessante imporre, però per imporlo come fai? Devi agire su K e su L. Sì. Ok, quindi effettivamente quello che voglio fare è andare a studiare come devono essere scelti K e R affinché il sistema si trovi lontano dalla regione nella quale è ovvio che il sistema andrà incontro a molti sicuri. Okay, questa è l'idea. Quindi ho bisogno di isolare, disegnare il comportamento asintotico del sistema in funzione dei parametri di controllo, e poi se questa cosa mi riesce cercherò, se possibile, di mantenermi lontano dalla situazione nella quale il sistema ha un'evoluzione che voglio in qualche modo prevenire. Devo fare uno studio generale, io sto facendo esattamente la stessa cosa, cioè te stai dicendo perché non posso mettermi nella condizione in cui non sono mai tangente o oltre alla curva campana nel punto di massimo, e sto dicendo sì, è vero, fammi calcolare i punti di tangenza e poi tranquillamente mi metterò lontano i punti di tangenza. Si sta dicendo la stessa cosa. Okay. Quindi questa è la prima soluzione, dove essenzialmente vi sto dicendo che R è parametrizzato in funzione di x, e poi ovviamente la seconda la ricavo direttamente da questa, quindi k, come scrivevo prima, essenzialmente è meno R diviso 1 su questa funzione. Quindi se combino il tutto, tenendo conto della definizione di R, lo scrivo il risultato perché c'è poco spazio, se no alla fine sbaglio sicuramente i punti, 2x cubo diviso x quadro meno 1. Allora, queste sono le condizioni per R e K che individuano i punti di tangenza. E queste condizioni sono parametrizzate in funzione di un parametro di controllo, se volete, rispetto al quale ho parametrizzato appunto la condizione di tangenza, che è popolazione x. Cioè x funge in questa maniera da parametro di controllo, e se io faccio variare x con continuità nell'intervallo di definizione consentito, ora ci arriviamo, ottengo un'immagine di k ed r che posso rappresentare nel piano dei parametri R e K. Io posso modulare x senza vederlo, proiettando tutta la dinamica in K, in R e K, se volete facendo quello che abbiamo fatto prima, cioè schiacciando quel profilo a più layer della funzione x in R e K sul piano dei parametri di controllo R e K. Così otterrò delle regioni che delimitano la porzione di spazio nella quale la soluzione a più layer a luogo, e quindi, se volete, isolando nello spazio dei parametri il dominio nel quale si ha il comportamento di coesistenza di più punti fissi. Allora, una cosa importante è che vedete, in questa funzione compare x quadro meno 1. Quindi io una cosa ne imparo subito: se voglio avere il punto di tangenza, cioè se voglio che queste funzioni siano verificate, necessariamente x deve essere più grande di 1.
Quindi, dov'è che vado a cercare in questo spazio R, K, X? Andare a cercare a X più grande di 1. Perché se sto a X più piccolo di 1, non ho problemi di tangenza. Ok? E lavorare a X più piccolo di 1 vuol dire lavorare in termini di parametri scalati a X più piccolo di A. Dove vi ricordate A in qualche maniera è il riflesso della popolazione degli uccelli che si preda di me. Anche questa cosa ecologicamente vorrei dire qualcosa, non ho la minima idea di cosa, però c'è una condizione del sistema che non so se può essere realizzata in pratica, nella quale probabilmente l'effetto di predazione è modesto o qualcosa del genere, o no, viceversa, nel quale l'effetto di predazione è importante, per la quale il sistema non evolve mai verso lo stato di fioritura, perché non posso avere la condizione di coesistenza di più punti fissi. Cosa magari può sembrare strana e non chiara, quindi procediamo oltre, però posso provare a rappresentare il risultato in questo caso. Ok? A patto di andare a cercare a x più grande di 1. Avete seguito? Allora, proviamo a disegnare questa curva sul computer, se no facciamo un cervezzo. E quindi quello che faccio è proiettare dalle tre dimensioni in due dimensioni. Vediamo che succede in due dimensioni, sarà qualcosa che assomiglia a quello che ho introdotto prima e poi interpretiamo il risultato, vediamo se le simulazioni ci dicono quello che ci aspettiamo di trovare e poi magari vi faccio ripassare il libro fra i banchi e rivedete la figura tridimensionale di quella che già avete visto, che è l'immagine completa che è contenuta in queste espressioni, nella quale appunto colgo completamente la dipendenza in x di x in r e k. Allora fatemi accendere il computer, tanto se c'è qualcosa che non vi torna chiedetemelo. Allora faccio due cose, quindi la prima è rappresentare questa curva facendo variare x con un parametro esterno fra 1 più epsilon e un numero grande a piacere. Variando x calcolo il corrispondente valore di r e k e poi disegno nel piano r e k i valori che è così calcolato e vediamo che cosa salta fuori. Questa è la prima figura, quindi cosa faccio? Non faccio niente di particolare, cioè prendo un vettore x e lo faccio variare da 1.05, perché se ci metto 1 quella funzione esplode, 1.05 con passo, quello vuol dire 0.01, fino a un valore massimo che è 100, mettete quello che vi pare. Poi calcolo r e k secondo le funzioni sono le stesse che ho pseudo calcolato prima, per noi che ho tratteggiato la derivazione, ok? E poi quello che faccio è plot, cioè disegno, r in funzione di k, cioè k sull'asse dell'x e r sull'asse dell'y, poi la linea con certe caratteristiche, e poi scalo gli assi da 0 a 20, da 0 a 0.8, perché ho già visto che le salta fuori, quindi faccio una figura che sia leggibile, e poi metto i label sulla figura, cioè la leggenda, k e r. Questa è l'unica cosa che faccio, ok? E questo è il risultato. Faccio girare questo programma, questo è quello che salta fuori. Quello che salta fuori è distorto, perché ovviamente stiamo studiando un modello e non era il caso ideale,
trattato prima, ma quella tre A è quella che abbiamo visto prima sostanzialmente. Cioè ci sono due lingue che in qualche maniera si dipartono da un punto comune. Quel punto comune è una cuspide ed è il riflesso della piegatura dei layer della curva in tre dimensioni sul piano dei parametri. E queste due curve dipartono da una cuspide e all'interno di quella cuspide cosa mi aspetto? Mi aspetto di avere la coesistenza dei tre punti fissi oltre al punto fisso instabile nell'origine esiste sempre. Allora, questo fenomeno nel quale essenzialmente all'interno di questa lingua nel piano KR esistono due punti fissi stabili oltre a due punti fissi instabili, questo fenomeno nel sistema dinamico si chiama bistabilità, perché io ho la possibilità di avere due regimi stabili che sono selezionati dalle condizioni iniziali del sistema. Posso andare da una parte e da quell'altra. Mi ricordate, lo facevo vedere prima, ora lo rivediamo meglio. All'interno di quella lingua, nello spazio dei parametri, che è l'immagine proiettata della soluzione tridimensionale x, r, k, okay? All'interno di quella regione c'ho due possibili soluzioni. Il sistema è bistabile, cioè decide lui, a seconda delle condizioni iniziali, dove andare a cascare. Quando studieremo i sistemi non deterministici come questi, fissato la condizione iniziale so dove vado a parare, ma i sistemi stocastici, cioè sistemi soggetti al rumore, la bistabilità determinista sarà cruciale, perché a seconda della componente di rumore io potrò dinamicamente nel tempo oscillare da uno stato all'altro. Quindi ho dei sistemi che sono molto interessanti dal punto di vista delle proprietà di auto-organizzazione. Questo è come la proprietà di bistabilità salta fuori spontaneamente in un modello semplice, che tipicamente è un modello per il quale il concetto di biforcazione imperfetta allora. E qua sotto invece cosa abbiamo? Qua sotto vi ricordate quando R è piccolo, cioè quando la retta partiva nella pancia della curva sigmoidale, quando R è piccolo abbiamo semplicemente il punto fisso stabile innocuo, quello che è abbastanza vicino a x uguale a 0. E quando invece R è grande, allora la retta parte da molto in alto, quindi sopra il massimo della funzione a campana, e a quel punto ho soltanto un altro punto fisso, se sono al di fuori di questa lingua nello spazio dei parametri, però l'altro punto fisso è quello dannoso, e quello è x molto molto grande. Ok, questo è quello che abbiamo previsto. Allora, prima di arrivare all'interpretazione, e per l'interpretazione mi aiuto con l'ultima pagina dello Strogatz, quando si torna a fare ecologia con Ludwig, se volete, vediamo dinamicamente quello che abbiamo previsto ha senso, perché io sto guardando solo e soltanto, e farò sempre così, lo stato asintotico del sistema. Non sto guardando la dinamica, non vi sto dicendo quanto tempo ci vuole arrivare a questo stato asintotico, quali sono i tempi caratteristici, sto dicendo dove il sistema va a cascare a guardare i parametri. Ma vediamo la dinamica, vediamo se questa dinamica è compatibile con le famiglie di stati asintotici che ho isolato al variare dei parametri di controllo del sistema. E poi cambiare le condizioni caratteristiche della foresta vorrà dire andare ad agire sui parametri KD, e questo farà parte dell'interpretazione del risultato e delle prospettive ecologiche, se volete, dello stesso. Però passiamo, se vi ricordate questa regione, proviamo a prendere dei parametri di riferimento che credo siano quelli che ho preso. Prendiamo K uguale a 10. Prendiamo K uguale a 10 e camminiamo dal basso verso l'alto. Quindi proviamo a prendere K uguale a 10 e R uguale a 0.3. Dove sono? Sono nella regione quella dove vorrei stare sostanzialmente, no? Una delle due nelle quali vorrei stare. Quando R invece è uguale a 0.5 dovrei essere dentro la regione di stabilità. Vedete meglio voi forse, proiettando 0.5. Dovremo cascare dentro, quindi qui posso scegliere dove andare e scelgo a seconda della condizione iniziale. Quindi potrebbe essere una situazione che evolve verso una soluzione asintotica da evitare, ma ho una strategia di controllo. Agisco sul bacino di attrazione, costringo il sistema nella regione nella quale posso prevedere un'evoluzione gentile, okay? O accettabile. Quando invece è uguale, ad esempio, a 0.7, sono al di fuori e non c'è niente da fare. Ovunque io decido di partire, anche da epsilon vicino all'origine, il sistema asintoticamente va verso il disastro. Ok? Allora, quindi questo è lo schema, questa è la predizione analitica. Vediamo l'integrazione. Allora, l'integrazione l'ho fatta come l'abbiamo fatto la volta scorsa, cioè ho usato esattamente lo stesso programma. Infatti, qui c'è rimasto scritto anche equazione logistica, questo non c'è.
pulisco tutto il punibile, chiudo la finestra, questo tick vi ricordate serve semplicemente a vedere quanto tempo ci mette a integrare, tick e tocca alla fine, questi sono i parametri, ho detto k uguale a 10 e r uguale a 0.3, cioè sono nella regione nella quale mi aspetto il punto fisso gestibile. Questa è una delle modalità per definire le funzioni e questa funzione è quella che ho studiato, cioè quella riscalata, quella che presenta i due soli parametri di controllo r e k, giusto? E poi cosa faccio? Utilizzo il metodo di Eulero che ho descritto nella prima lezione. Parto dalla condizione iniziale, questo è il tempo iniziale, questo è il tempo finale, questo è il passo di integrazione, questo è il numero di iterazioni che devo fare per raggiungere il tempo finale che voglio raggiungere, e questo è, diciamo, lo schema di iterazione, cioè mappo lo stato del sistema al tempo i, nello stato del sistema al tempo i più 1, andando semplicemente a sommare questo termine che è delta t per la funzione, cioè la x punto valutata al tempo t. Ok? Quindi mappo la mia conoscenza al tempo t, una conoscenza al tempo t più 1, con uno schema esplicito che ha ordine di approssimazione delta t quadro. Lo schema di Eulero. E poi mi salvo il risultato. E poi niente, faccio la figura come prima. Ok, quindi la presento, però questa volta la traiettoria. Cioè lavoro nello spazio x di t. Quindi vado a vedere effettivamente la dinamica del sistema, vado a vedere dove asintoticamente casca e quali sono le possibilità secondo la scelta dei parametri effettuati. Allora, quindi, prima figura. Ecco, 0.3, sono partito, guardate, da una condizione iniziale era 0.1. E sono andato a cascare in questo punto fisso che nelle mie variabili riscalate è x uguale a circa 0.3 o esattamente 0.3, non lo so, ok? Allora, cambiamo la condizione iniziale, quindi cambiamo la condizione iniziale e vediamo dove vado a cascare. La cosa posso fare? Posso intanto dire al sistema di tenermi la traiettoria, questo si fa con il comando hold on, cioè gli dico tienmi la figura, ce ne metto un'altra sopra. E poi cambio la condizione iniziale, quindi mettiamo, che ne so, una condizione iniziale che invece di essere 0.1 è, qualsiasi cosa voglia dire, 10. 10, faccio l'integrazione e vedete, sono partito da molto molto più in alto, c'è una dinamica strana, ho bisogno di un altro po' di tempo per rilassare, ma lì sto andando. Ho integrato soltanto per 30, se avessi integrato per 50 avrei osservato meglio il rilassamento, però il sistema è rilassato. Vediamo meglio. Ho esagerato con la condizione iniziale, mettiamo 2. Se mettiamo 2, vedete, probabilmente un tempo di 30 basta per guardare il rilassamento. Quindi se dico al sistema, per favore, tenmi la curva, e torniamo a mettere la condizione iniziale di prima, o addirittura una molto più piccola, 0.0002, vediamo lo 0 che non recente si trova, a convergere, vedete che il sistema va esattamente nello stesso punto fisso. E questo punto fisso è l'attrattore stabile e non preoccupante dal punto di vista della dinamica dell'ecosistema. Allora a questo punto cambio R, quindi cambio R e entro nella regione che ho chiamato di bistabilità, quella che porta alla coesistenza dei due punti fissi. Quindi se la teoria ho sviluppato ha senso, a questo punto cambiando la condizione iniziale non è detto io, anzi non è detto, non devo andare a cascare nello stesso punto, ho due scelte. E le due scelte sono separate dalla posizione del punto fisso instabile che siede a metà strada fra i due punti fissi stabili. Non l'ho calcolato esplicitamente, ma potrei farlo e quindi potrei dirvi esattamente dove si trova la separatrice. Ma vediamo che succede. Cancello perché se metto tutto sulla stessa figura poi non servisce più niente. Però ricordatevi che questo punto fisso è intorno a 0.3. Quindi poi vediamo se effettivamente andiamo a migliorare o a peggiorare. Allora, cambio parametri. Il parametro in mente è 0.5. Quindi dovrei essere dentro la regione di stabilità, parto da 0.01 e vado a cascare in qualcosa che è intorno a 0.7. È un punto fisso diverso dall'altro, perché chiaramente il punto di intersezione è cambiato, però sono sempre a un valore di x che, riscalato opportunamente, è relativamente modesto. Ok? Allora, cambiamo la condizione iniziale. Scriviamo hold on, così lui rimane lì. E cambiamo la condizione iniziale. Scambio la condizione iniziale, metto 0.2, se metto 0.2 che succede? Beh, osservo la dinamica del sistema, sempre lì vado a cascare. Cambio ancora la condizione iniziale, ma rimando sempre da questa parte, mettiamo 0.6. Mettiamo 0.6.
sempre lì vado a cascare. Andiamo dall'altra parte. Andiamo dall'altra parte, proviamo a mettere uno. Ora vado completamente a caso. Vedete? Vengo sempre attirato verso lo stesso punto fisso stavo. 1.5. 1.5. Con 1.5 il sistema è sempre attratto verso lo stesso punto fisso. Ma abbiamo detto che andiamo ad esistere due. Andiamo di una botta un po' più decisa, perché sennò si può stare qui una settimana, proviamo a mettere 2.5. Ecco, 2.5 il sistema salta da un'altra parte. Quindi nel mezzo c'è una separatrice. E la separatrice è la posizione del punto fisso in scatola. Da qui in poi posso prendere x grande a piacere, prendiamo 8. Il mio attrattore sarà sempre quello indesiderato, cioè il punto fisso a x molto molto grande, che è la condizione di fioritura, cioè la condizione di popolazione estremamente importante. Quindi se volete dare una botta decisa, poi non servirà più niente, forse il sistema lo rilasserà, però questa è l'idea. Ok? Se ora aumento R, se aumento R abbandono la regione di instabilità. La regione di instabilità viene abbandonata in favore di una regione in cui ci sono due punti fissi, quello instabile in zero e quello che corrisponde alla fioritura. Cioè, quindi devo aspettare di trovare un punto fisso per x molto grande. Vediamo se la cosa ha un senso. Ritorno a modificare i parametri R e poi modifico x, andiamo a mettere 2. Questo è quello che succede. Il sistema converge ad un valore di x molto grande, partendo tipicamente da x piccolo. Ho perso l'attrattore stabile che corrisponde all'equilibrio di ecosostenibilità e vado verso l'unico attrattore che poi corrisponde al disastro asintotico del sistema. Quindi se anche qui facciamo semplicemente una modulazione della condizione iniziale per convincermi del fatto, quello abbiamo trovato un senso, l'unico attrattore è quello e le soluzioni asintoticamente andranno a cascare tutte lì. Una cosa è la dinamica e una cosa è la predizione dello stato asintotico del sistema. Quello che facciamo analiticamente è capire quali sono gli scenari in funzione dei parametri di controllo verso i quali il sistema è dinamicamente attratto, poi non ci resta che accendere il computer e fare una simulazione per osservare le specifiche o gli specifici tratti della dinamica del sistema, anche se vi ricordo che tutte le concavità e le convessità io sono in grado di capirle anche a priori andando ad analizzare l'x punto, d'accordo? E in particolare la concavità e la convessità dell'x punto. Allora, per chiudere il ragionamento, quindi queste sono le cose che facciamo oggi, non c'è più tempo, poi passiamo la prossima volta ai sistemi bidimensionali. Per chiudere il ragionamento arriviamo all'interpretazione del risultato, perché tutto quello che ho raccontato è sostanzialmente a foresta congelata. Se la foresta è congelata, a seconda dei parametri del modello R e K, e non si sa più bene che cosa sono, il sistema può andare verso un'evoluzione o verso quell'altra. Quindi sembra che essenzialmente per qualche motivo in Canada sono sfortunati, hanno un R e un K talmente grande che il sistema li porta ad avere l'evoluzione che poi si trovano ad avere. Invece l'interpretazione del risultato è un po' più delicata. E quindi seguo la traccia dell'ultima pagina della sezione dello Strogatz che racconta questa applicazione. L'idea è la seguente. Allora, diciamo, qui ci sono molti più dettagli, quindi ci sono tratteggiati i parametri di controllo in funzione di qualche parametro che dà conto dell'ecologia del processo. Io non mi spingo così lontano, perché non riuscirebbe, e mi limito a dire due o tre cose sensate, spero, seguendo la traccia. Allora, l'idea tipicamente è questa, che la foresta cresce, ok? Quindi qui c'è un parametro, che poi lui chiama S, ma insomma noi ci interessa poco, che rappresenta la taglia media degli alberi. Quindi più la foresta cresce, più il tempo passa e la taglia media degli alberi cresce di conseguenza. Allora, ragionando in termini generali, è possibile legare questo parametro R e il parametro K alla l'età della foresta e quindi alla, se volete, taglia S degli alberi. E un ragionamento sostanziale permette di capire che R, quindi
tasso di riproduzione che è intrinseco alla popolazione degli insetti scala proporzionalmente con S, cioè l'età degli alberi. Cioè, più accogliente, più grande, più rigogliosa è la foresta, più il livello stanno. E anche K è la capacità del sistema, scala in qualche maniera con S. E va da sé, più la foresta è verde, più è bella, ospitale, maggiore sarà la possibilità di trovare una colonia sviluppata. Quindi questo scaling in qualche maniera ha un senso. Allora, quindi l'età della foresta in qualche maniera entra a posteriori nel modello facendo camminare, se volete, S, che però conduce ad una modulazione di E per K. Cioè, muovendomi in quel piano, io posso far invecchiare la foresta, immaginando che la foresta invecchi e per ogni passo di età della foresta avviene in qualche modo un'evoluzione più rapida della famiglia di insetti e della popola. Sto imponendo una separazione dei tempi di scala. Vedete? Fisso l'età della foresta e vedo dove va a cascare il sistema degli insetti. Invecchia la foresta? Cambio il parametro e vedo dove va a cascare la popolazione di insetti. Impongo una separazione dei tempi di scala, ok? Però posso fare una sorta di una trasformazione quasi statica, se volete, nel piano dei parametri del modello, se pensate al termine, ok? Poi posso anche essere più ambizioso e fare un modello che tenga conto di tutto, ma ancora non lo sappiamo fare. Allora, l'idea, quindi, detto questo, è la seguente. Osservazioni sperimentali, che io ovviamente non ho sotto controllo, suggeriscono che per una foresta giovane, tipicamente K è uguale a 300, ok? E R è circa uguale a un mezzo. Allora, se voi andate a vedere la figura che ho fatto prima, quando K è uguale a 300 e R è uguale a mezzo, è un mezzo, e quindi foresta giovane, siamo naturalmente nei parametri che corrispondono alla bistabilità. Quindi se voi avete una tipica foresta canadese di abete rosso, i parametri per la foresta giovane sono questi. Andiamo a vedere lo studio che abbiamo fatto, per questo faccio lo studio in generale, per capire dove mi trovo. I parametri mi localizzano con un pallino che sta dentro la regione della bistabilità. E allora, vabbè, ci sto bene, essenzialmente. Posso essere potenzialmente attratto verso lo stato dannoso, però posso anche vivere bene, preservando sia la foresta che la popolazione di insetti. Purtroppo però, qui diciamo, in questa regione quello che dice lui è che la popolazione è mantenuta a un livello sufficientemente basso dalla predazione degli uccelli, questo è il controllore essenzialmente della dinamica del sistema. Tuttavia, quando la foresta cresce, questo parametro S, la taglia degli alberi, aumenta, quando la foresta invecchia. E quindi il punto KR, lui dice, si sposta verso l'alto nel piano dei parametri. E se si sposta verso l'alto può a un certo punto attraversare quella curva che volevo calcolare, quella che limita superiormente la regione che è ancora, diciamo, sufficientemente ospitata. E muovendosi verso l'alto possiamo abbandonare questa regione ed entrare nella regione nella quale soltanto il punto fisso, attrattivo, pericoloso sussiste. In particolare, sempre studi sperimentali portano a dire, Ludwig nel 1978, che per una foresta matura, completamente matura, R è circa uguale a 1, che è il parametro che si trova, lui dice, nella regione pericolosa della fioritura, dell'outbreak. E per questo motivo c'è proprio una dinamica intrinseca nel sistema per la quale la foresta invecchia, diventa più ospitale per gli uccelli, l'effetto di predazione non è così efficace come era per la foresta giovane, ok? Perché magari semplicemente i vermi sono più protetti, essendo la foresta più rigogliosa, le fronde più incastrate, quindi i vermi meno visibili, non lo so qual è il meccanismo biologico, però la comunità cresce meglio, entra nella regione in cui diventa strutturalmente dannosa per la foresta, e c'è la catastrofe, non c'è più verso controllarlo il processo, passo precipitosamente da uno stato di bistabilità ad uno stato di morte asintotica per la foresta. E quindi quello che succede in Canada è che sulle ceneri della foresta di abete rosso c'è un'altra specie che non ho mai sentito nominare, un altro tipo di foresta, non so come è scritta, un altro tipo di albero che si sviluppa e che però non è ospitale per la popolazione di insetti. E allora quello che succede è che gli insetti spariscono,
gli alberi di abete rosso sono però più sono più adatti al microclima nel quale la foresta alloggia, quindi quando non ci sono più i predatori degli alberi comincia a svilupparsi l'abete rosso, che è più fit della specie di alberi che ha preso l'eredità, e quindi si sostituisce asintoticamente alla seconda generazione di alberi, e quindi abbiamo una nuova foresta giovane che è nuovamente ospitale per gli insetti, che si svilupperà potenzialmente risultando nuovamente corrotta dalla popolazione di insetti. E questo è un ciclo che tipicamente, non mi ricordo, prende circa 50-100 anni. Quindi ogni 50-100 anni si perde una foresta di abeti rossi, e poi viene però virtuosamente ricostruita dopo un'iterazione completa. Ok? Quindi questo è un po' per provare a spiegare anche a che servono queste cose. Noi niente a giocare, però c'è chi prende delle decisioni politiche sulla base di queste informazioni. Okay, quindi è interessante sapere che questi strumenti servono anche a qualcosa di più operativo, no? Visto che spesso queste cose ci viene richiesta da fuori. Basta. Ci fermiamo qui, non c'è tempo per fare altro, e la prossima volta.